Sono le 16.30 circa del 1° dicembre e questa è la prima auto che attraversa Ponte Buriano dopo 4 mesi di chiusura per il restauro. Il primo cantiere si è quindi chiuso con 3 giorni di anticipo, la data di riapertura era infatti prevista per il 4 dicembre. Il prossimo cantiere si riaprirà in primavera. Abbiamo aggredito il rosto che era maggiormente interessato dal dissesti e ora con i prossimi lavori che si pensa inizino in giugno, se l'autorità di bacino ed Enel ci danno la possibilità di entrare in alveo, iniziamo con i primi due rosti che sono al Pilato Arezzo, proseguendo verso Ponte Buriano, facendo lo stesso tipo di intervento. Però a questo punto sappiamo esattamente come approvvigionare il materiale, come intervenire e come mettere in sicurezza il ponte in tempi molto molto più brevi. Abbiamo pagato lo scotto della mancata conoscenza del ponte. Grande la collaborazione tra l'azienda che si è aggiudicata la gara e la provincia di Arezzo, ma c'è un neo. Ad oggi non c'è stato nessun allaccio di acqua ed energia e quindi l'azienda si è dovuta arrangiare con gruppi elettrogeni e cisterne. Stiamo ancora aspettando l'allaccio da parte dell'Enel e dell'acquedotto per gli allacci, ci servono acqua e luce per mandare avanti il cantiere, perché anche il cantiere è alimentato purtroppo dalla corrente e dall'uso dell'acqua. Insomma. E quindi speriamo che almeno in primavera arrivino. Ma speriamo, noi ci si mette tutta.